resta vicino a me. La loro dignità veniva costantemente calpestata. Non avete... Guardie! Trovatelo. Cercate finché non lo trovate. E se non lo trovate, spargete la voce. Lo cerchino a Manresa, a Barcellona. Bernat, mio fratello ha sacrificato la sua eredità perché avessi una dote. E grazie a essa hai potuto lasciare Navarcles e lavorare a Barcellona. Ma lui resterà in questa casa finché non sarà libero. E suo figlio vivrà e studierà con i nostri figli. Dobbiamo andarcene. Ghiamon sta tremando. Dobbiamo aspettare che si allontani. Quella bambina è il demonio. È così che ci ripagate dopo tutto quello che abbiamo fatto per voi. La chiesa di Santa Maria del Mar, nel quartiere della Ribera, non venne costruita dai re. Santa Maria del Mar sarà la nostra chiesa. La chiesa dei Bastascios. Questa è la storia di uno degli uomini che trasformarono quel sogno. Come vi chiamate? Arnau Estanyol. E tu? Joan. Ma mi chiamano Joanette. Ghiamona, non puoi continuare così. Se lei muore, non so che ne sarà di me. Troverai un nobile in rovina, disposto a darti la mano di sua figlia. Brindiamo all'unione delle nostre famiglie e ai vantaggi reciproci che comporta. E non avvicinarti ai cavalli, a loro ci pensiamo noi. Ha ammazzato tuo figlio. Come puoi lasciare che lavorino qui? Non li voglio nella mia casa. Basta. Lo vedi questo? È opera di tuo figlio. Forse vuole uccidere tutti gli eredi di Graupuch? Smettila di piangere e chiedici perdono. È tutto ciò che ci resta. Dio ci aiuterà. Non si tratta di Dio. Si parla di uomini. Di uomini senza scrupoli che abusano del loro potere. I nobili ai quali interessa ben poco della fame della gente. Assaliamo il palazzo del vicario! Fermi! Catturateli! Credi che potrei sposarmi con Aledis? Oggi voglio festeggiare il fidanzamento di mia figlia Aledis col mio maestro. Arnau! Dimenticala, troverai una brava donna. Fuggiamo insieme da Barcellona. Non puoi sposarti. E tu sei sposata. E quindi? Con questo anello io ti sposo. Sono venuta a trovare mio marito. È un bastache del porto, con una piccola voglia sotto l'occhio destro. Il bambino che mi hanno tolto si chiamava Arnau Estanyol. Baciate le mani di quest'uomo. Dio l'ha salvato dalla morte e ci fa esprimere la nostra gratitudine. Sono andato in guerra per scappare dai miei peccati. E al mio ritorno ho trovato morte e distruzione. Mia moglie, i miei amici. È per questo che vuoi diventare cambista, per vendicarti di quei nobili che ti hanno rovinato la vita. La barca incagliata è sua. Ha investito su quel carico tutto quello che gli restava. Voglio avere Graupuch nelle mie mani. Per ordine del vicario, questo edificio e tutti i beni che in esso si trovano sono ora proprietà di Arnau Estanyol. Uscirete da questa casa scalzi o morti. È stata avvistata una flotta vicina a Barcellona. Sono più di 30 navi. Ci attaccano! Fuoco! Fuoco! Attenti! Vi nomino barone di Granollers, San Vicenz e Montbui. E vi concedo la mano della mia cara e amata pupilla Eleonore. Non resterai sola. Non puoi rifiutarti, Arnau. Sotto al re non c'è nessuno più rispettato di te. Con il tuo denaro, il titolo e la nuova posizione, nessuno ti terrà a testa. Se non avete figli, quando vostro marito morirà, resterete senza niente. Arnau, voglio essere madre. So che non ami Eleonor. E un uomo non può vivere senza una donna da desiderare. Che stai insinuando? Non ti permetto di parlarmi così. Allora adempia i tuoi obblighi. Mar,
Mare Staniol. Lo stupro viene punito con la morte? Non sempre. Tuo padre ha consentito al nostro matrimonio davanti alla host. Arnau. I giudei hanno profanato la sacra ostia! Dopo che l'Inquisizione ha arrestato Arnau, sono venuto a sapere che è stata sua moglie a denunciarlo, accusandolo di avere rapporti con i giudei e una relazione con mia sorella Rachel. Via fuori! Via fuori! Eminenza, circondano il palazzo. Viva il nostro console del mare! Non scoraggiatevi mai davanti alle difficoltà, amico mio Arnau. Non arrendetevi. Mar vi ama, come so che voi amate lei. Con questo anello, io ti sposo. Il cambio di stagione ci colpisce quando siamo più sensibili.